Ha come tema la bugia. È la storia di questo Giorgio, un ragazzo molto bello, bugiardo, talmente bugiardo che riesce persino a fingersi gay per entrare in una maison di moda. Il problema è che però poi si innamorerà di questa Olga, che è una ragazza molto elegante, molto fine, che viene da Mosca per lavorare a fianco di Vladimiro, che è il grande stilista italiano. Io interpreto Giorgio, che è il protagonista di questo film. Sono il figlio di Alfonso, Giancarlo Giannini, e sono il figlio un po' spendaccione della situazione. Mio padre decide di chiudermi i rubinetti e quindi io devo trovarmi un altro lavoro per mantenermi. Riesco a trovare un lavoretto in una maison di moda dove accadranno tante cose divertenti e meno divertenti, e arrivati a un certo punto ho un sogno, un obiettivo. Qual è? Lo scoprirete solo guardando questo film. Ciao. Абсолютно разочарованная в любви, которую спасает работа в жизни, как очень многих людей на свете, которая принимает решение, приехав в другую страну, начать свою жизнь заново и попробует посмотреть на все вокруг немножко другими глазами. Безусловно, снова влюбляется. В тот момент, когда она понимает, что она встретила свою настоящую любовь, мир снова становится разноцветным и раскрашенным. Paolo Conticini è perfetto per il ruolo di questo uomo un pochino viscido, un pochino marpione con le donne e consapevole di essere l'unico eterosessuale o uno dei pochi della maison, perché Paolo ha reso questo personaggio ancora più divertente. Hai capito? Tira vino, dai! Di tutti i colori, finalmente un film è una coproduzione italiana e russa e le due nazioni si sono unite e ne verrà fuori un film internazionale. Difatti, oltre ad essere girato in Italia, Di tutti i colori verrà girato anche sulla Piazza Rossa a Mosca e in altre location. Io sono Massimo, sono general manager di un famosissimo atelier con a capo il grande Vladimiro, uno stilista tutto, una garanzia e anche un grande comico come Nino Frassica. Vladimiro è un personaggio eccentrico, divertente, sopra le righe. Sarà lui che crederà in Giorgio. Vedrà che in ogni cosa lui è perfetto. Si stupisce ancora di fronte a un Giorgio. Lo cattura, lo vede come un figlio e lo vuole portare avanti. Se ti danno la chance, prendi il volo. Ho scoperto questo Vladimiro. Veramente è un ruolo bellissimo, io lo potrei paragonare al Romeo di Giulietta Romeo. Ah, ecco, sì, anch'io. È un pochino genere Mastrota, Giorgio Mastrota. Mastrota, cioè, sì. Avete presente Mastrota quando vende il materasso? Sì. Io mi sono ispirato, diciamo, a quel tipo di personaggio che dentro cova grandi desideri di emergenza. Esatto. Vuole emergere. E quindi a questo punto devo dire che mi ritengo fortunato e oggi posso dire che questo è il giorno più bello della mia vita. Giancarlo Giannini non serve dire nulla, lui basta dire due parole ed è perfetto, ha fatto perfettamente il ruolo del padre e l'abbiamo lasciato libero, perché lui ha fatto in ogni cosa e ogni emozione che ci trasmette con i suoi dialoghi, il suo personaggio arrivava. Di tutti i colori, un film picassiano, è un film, una commedia divertente, io faccio un papà molto severo, la storia l'andrete a vedere al cinema, spero, io sono qui. Mi sto preparando e finendo per fare, mi dia la giacca per favore, vedi? Come sono coccolato. Io sono molto coccolato. Il piacere di far l'attore è che tutti lavorano per me. Tutte donne assieme, una specie di harem. Adesso vado a fare una scena che non so, io improvviso. Che scena è? Ah sì, quando mio figlio crede di farmi fesso rubandomi le chiavi della macchina. E così, va bene.
possiamo non sottolineare l'importanza di anche di Oreste Salvo. Lui Moro, l'altro Rossiccio. Entrambi sono comunque collaboratori di Vladimiro e anche di Massimo, quindi Paolo Conticini, e sono molto divertenti. Ciao! Ciao a tutti! Ma se non ci provi non lo saprai mai. Dai, andiamo. Ci hanno definito Dean e Dan. I responsabili del marketing dell'azienda di moda Vladimiro. Come potete vedere dai capelli, il mio personaggio è molto eccentrico e ne combinerà un po' di tutti i colori. Il mio, diciamo, un po' di quelli appunto un po' più puntigliosi, un po' il suo alter ego nella storia, quindi c'è un po' questo rapporto di amore e odio, un po' ci confrontiamo, ci detestiamo, ci vogliamo bene, quindi un po' quello che c'è nella vita comunque di tutti i giorni. Insomma, un sacco di risate. Perché mi tradisci? Sì. Che è divertente, simpatica e diretta, non serve dire nulla, ci siamo capiti al volo, quindi comunque lei è molto sopra le righe, ma un po' perché è un personaggio di contorno, ma allo stesso tempo sono sicuro che darà molto colore al film. Ho un mazzo di fiori nuova, non so più dove metterli. Qualsiasi donna e qualsiasi attrice vorrebbe essere Paola, perché non ha peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa, è sfrontata, è divertente. Secondo me Paola è proprio quel giusto personaggio che all'interno di questo film dà un po' di sale a tutta la storia, un po' di zucchero anche. Mi sono trovato molto bene con lui perché mi divertiva questo personaggio un po' sopra le righe, un po' all'Almodovar. Mazza, guardate! Il mio personaggio registra l'assunzione di questo ragazzo in cerca di fortuna, in cerca di lavoro, e da lì oltretutto lui se ne innamora. Ma come tutte le belle storie d'amore, alla fine finiscono male, e questo non ve lo posso dire. Forse muoio io, o forse muore il personaggio principale, o forse uccidono la modella. Chi lo sa? Questo lo saprete solo vedendo il film.